Prima di iniziare il video vorrei dire due parole. Vorrei rispondere a tutte quelle male lingue, okay, che continuano a sostenere che io sono l'ultimo degli arrivati, che io non conto niente nel mondo dello svapo, che io non servo a niente nel mondo dello svapo, che la mia voce non è assolutamente ascoltata, apprezzata, considerata. Ed è proprio oggi che grazie a questo video e queste circostanze saranno completamente smentite e vi faranno capire e vi faranno aprire gli occhi. Quindi spero che smetterete di dire assolute stupidaggini, ok? Perché, come vi ricorderete bene, qualche settimana fa avevo fatto un video sui prodotti WPU dove lamentavo il fatto che ogni 7 giorni facessero uscire un dispositivo nuovo. Quella mia voce è stata ascoltata, quel mio video è stato ascoltato. L'azienda ha preso seriamente in considerazione quello che ho detto. E che cosa è successo? Ve lo dico io che cosa è successo. Che a distanza di 7 giorni è uscito un altro prodotto WPU. Non conto un cazzo. E rieccoci ragazzi a parlare di un nuovo ed ennesimo dispositivo di casa WPU. Qualche settimana fa era uscita la Argus G2 di casa WPU, dispositivo che mi è piaciuto moltissimo, tant'è che sto continuando a utilizzarlo. Unica piccola annotazione che avevo fatto all'interno di quel video è che, pur funzionando benissimo, pur avendo un aroma incredibile, pur avendo un'ottima capacità di batteria, con quelle animazioni, secondo me, un pochettino si era perso qualcosa. Diciamo che, ok, a qualcuno piacevano le super animazioni, ad altri no, però insomma consumavano batteria, ok? Oggi cosa esce? Argus G2 Mini. E che cos'ha di bello questa Argus G2 Mini? È che è identica alla Argus G2, ma non ha il display, le animazioni e tutte quelle cose che potrebbero ciucciare un'enorme quantità di batteria. Quindi che figa la G2 Mini. Sì, sì. Adesso, al di là del solito discorso che vi ho fatto anche nella intro, che devono fare un prodotto nuovo ogni 7 giorni, vabbè, però quantomeno qui... tanta roba, hanno eliminato lo schermo, l'animazione, tutte quelle robe che consumavano batteria. Quindi, in buona sostanza, una G2, ma molto più semplificata. È vero, qui non abbiamo lo schermino, qui non abbiamo la possibilità di andare a variare il wattaggio, quindi abbiamo sicuramente meno possibilità di personalizzazioni, però tanta roba. Tanta roba. Naturalmente la pod è compatibile con tutte le pod della famiglia Argus, quindi della Argus G2, della Argus G1, prima versione, con la Argus P1S e naturalmente anche con la Argus P2 e anche la Argus P1, che però adesso non ho in giro. Questa è la famiglia Argus G al completo, ok? Dirò poco sull'aromaticità delle pod perché credo di aver già detto tutto nel video dell'Argus G2, quindi non mi dilungherò quest'oggi. Vi mostro solo la famiglia di tutte queste pod. Troverete in commercio della famiglia delle Argus Pod le Top Fill, che sono quelle da 3 ml, sono quelle nuove, e le riconoscete perché hanno il tappino di lato e non sotto, ok? Hanno il tappino per il refill di lato. E ci sono quelle da 0,7 e da 0,4. Poi abbiamo le stesse pod Top Fill, quindi sempre con il refill di lato, ma da 2 ml, e anche queste le trovate naturalmente da 0,7 e da 0,4. Poi abbiamo la vecchia versione delle Argus Pod, che sono da 2 ml, e le trovate da 0,7 e da 1,2. E della vecchia versione delle Pod trovate non solo quelle a coil fissa, ma anche la Pod con coil intercambiabile. La riconoscete perché nella descrizione c'è scritto empty, ok? Quindi sono quelle che si può sostituire la coil. E le coil che ci potete andare ad innestare all'interno, quindi non dovrete cambiare tutta la pod, quindi tutto il serbatoio in plastica, ma potrete sfilare da sotto la resistenza e basta. Le resistenze che trovate in giro sono quelle da 0,5, da 0,7, da 1 e da 1,2, quindi avete ben 4 tipologie di pod per quella pod. Tutte queste pod sono completamente compatibili con tutta la famiglia Argus, compresa questa Argus G2 Mini.
Che cosa troviamo all'interno della confezione dell'Argus G2 Mini? Confezione scarna perché all'interno della confezione troviamo soltanto un manuale d'uso, un tagliandino di raccomandazioni per utilizzare al meglio le vostre pod e poi troviamo semplicemente la nostra pod e la nostra batteria. La pod che c'è all'interno è la 0.7 ed è la versione da 3 ml, mentre la batteria è una batteria da 1200 mAh. E ragazzi, devo dire, fatta veramente, veramente bene, molto semplice, davvero molto semplice. Troviamo solo sul lato la levetta di regolazione dell'aria, che già abbiamo visto anche nell'Argus G2, nell'Argus P2, nell'Argus G, insomma è sempre la stessa levetta che funziona benissimo, ma soprattutto quella levetta che, tenendola tutta chiusa, vi permette di tenere il forellino più piccolo aperto e quindi avere un tiro MTL davvero chiuso e contrastato, veramente molto molto appagante. E questa G2 Mini non fa assolutamente eccezione. Sul fronte invece abbiamo un LED di stato di carica, LED bicolor, quindi troverete soltanto due colori. Il LED bianco vuol dire che la batteria è superiore al 15%, quindi dal 15% al 100%. Quando il LED diventa rosso, la batteria è sotto il 15% e quindi il dispositivo va ricaricato. Sotto troviamo la presa di ricarica USB, USB-C per fare la ricarica del dispositivo. Oltre al LED qui davanti, ragazzi, troviamo una cosa molto simpatica anche sotto, e cioè un LED multicolor sotto. Come vi mostro adesso, vi potete divertire quando siete al buio, ok? Però la cosa interessante e intelligente, sto giro, è che questo LED si può spegnere. Come, direte voi, visto che non c'è nessun pulsante, come facciamo ad accendere e spegnere questo LED che c'è qui sotto? Fate tre tiri veloci in 2 secondi, quindi dovete fare e il LED, vedete, lampeggia. Tre tiri veloci in 2 secondi, il LED non si accende, quindi tre tiri veloci, accendete, tre tiri veloci, spegnete se volete essere più discreti e volete risparmiare anche un po' di batteria. Il tiro, come in tutta la serie Argus G, è magnifico, è un bel tiro chiuso e contrastato. D'altronde, ragazzi, siamo di fronte ad un prodotto identico all'Argus G2 e all'Argus G, quindi il tiro è lo stesso, medesimo. Se tenete l'aria tutta chiusa, il tiro è molto contrastato, lit molto accentuato, però se tenete l'aria sempre chiusa, strettissima, un po' di condensina ogni tanto all'interno del camino la trovate, quindi dovete dargli qualche scrollata ogni tanto, che vuol dire una volta al giorno, a fine giornata gli date una scrollata, così esce la condensa in eccesso all'interno del camino e poi il dispositivo funziona da paura. Non ha una perdita di liquido, non una goccia mai trovata all'interno, neanche una goccia. Quindi dispositivo che secondo me, pur essendo una categoria inferiore sia a livello di prezzo sia a livello di funzionalità rispetto all'Argus G2, ma io la adoro molto di più rispetto che l'Argus G2. Sarà per il fatto che appunto lo schermo, le animazioni, non è che era una cosa in più, era una cosa che io personalmente non lo so, non mi serviva, mentre qui c'è l'essenziale, è veramente essenziale. Non dovete fare niente, non dovete accendere, non dovete spegnere. Voi ci dovete mettere dentro la pod che ha un aroma fotonico, potete scegliere tra le 04 e le 07, le 04 molto dolci, molto spinte, però con la frutta, la crema, ci andate veramente di gusto e aprendo tutta la levetta dell'aria ci fate anche un tiro ristretto polmonare, vi dà tanto gusto, vi dà tanta spinta. Con la 07 naturalmente siete un filo meno dolci rispetto alla 04, anche se la frutta, la crema, il tabacco aromatizzato viene fuori veramente veramente bene. Se volete invece qualcosa di molto più tranquillo, molto più secco, molto più tenue come sapore, perché volete utilizzare i tabacchi, ecco ragazzi, non prendete le pod quelle fisse, perché ci sono solo da 04 e da 07. Prendete la vecchia versione delle pod, quelle magari con la pod estraibile, e lì avete anche le coil da 1 e da 1.2, quelle molto più tranquille, meno dolci, più adatte a sentori tabaccosi. Quindi coprite veramente tutto con le pod, tanta tanta roba. Ma andiamoci a vedere anche la giornata in pod, perché me ne stavo quasi scordando. Giornata in pod.
Ore 9, inizio della nostra giornata in pod con la Argus G2 Mini, ennesimo dispositivo di casa WPU, ma va bene così. Dispositivo che ritengo personalmente perfetto, facile da trasportare, facile da utilizzare, comodo da mettere in tasca e tirarlo fuori per essere usato senza bisogno di accendere e spegnere nulla. L'aroma direi che non serve ripetersi, è semplicemente fotonico. Ho utilizzato il dispositivo davvero con gran piacere, mi ha dato gusto, mi ha dato appagamento, è stato veramente molto molto semplice e comodo utilizzarla durante la mia giornata. Alle ore 16 ho finito il primo tank, che vi ricordo è da 3 ml, e nessuna traccia di condensa. Pochi LED, zero pulsanti, tutto facile e la batteria dura davvero tanto. Il dispositivo mi ha portato a sera senza nessun problema e mi ha permesso di concludere la giornata senza bisogno di ricaricare il dispositivo di corrente. Quindi ragazzi, come visto, batteria da 1200 mAh, se non ci sono animazioni LED esagerati, vi porta a conclusione della giornata e ve lo dice uno svapatore medio. Ve lo ricordo sempre, sono uno svapatore medio da 4, 5, 6 ml ogni tanto i giorni di festa, 6 ml al giorno, quindi vi copre tranquillamente tutta la giornata. A tal proposito vi dico che la batteria dura 2 tank, o almeno con la 07 io ci ho fatto 2 tank pieni da 3 ml, quindi una batteria 6 ml di liquido. Se siete degli svapatori medi, ragazzi, vi copre tranquillamente tutta la giornata senza che vi dovete portare in giro niente, davvero niente. Comodissima, davvero comoda. Hanno fatto una versione più piccola, hanno fatto una versione più compatta, più leggera, senza animazioni, senza schermo, anche più economica, perché sicuramente è un dispositivo che costerà meno dell'Argus G2 e funziona da paura. E semplicemente non c'è nient'altro da dire, ragazzi. WPU naturalmente non si discute da un punto di vista aromatico, le coil hanno una resa incredibile, sono veramente buone, e anche l'IT, ripeto, ad aria tutta chiusa, lo sentite che picchia bene in gola. Qui non c'ho niente da dire, è talmente semplice, è talmente facile, funziona tutto tanto bene che addirittura anche il LED sotto si può spegnere, perché io all'inizio non me ne ero accorto che si poteva spegnere e vi dico che già avevo in testa di fare il video dicendo sì bene, sì buona, però il LED sotto, cazzo che palle! E invece i LED sotto si possono pure spegnere. Quindi sto giro non ho da fare nessun appunto. Che gli vuoi dire a sto prodotto? Niente, niente. L'unica cosa è che, ragazzi, smettetela di tirar fuori un prodotto ogni 7 giorni. Dateci un attimo di tempo per abituarci. Cioè, così, male. Così, così è un disastro. Ogni 7 giorni un prodotto è un disastro. E non è finita perché non ve lo posso mostrare, ma qui in mano ho un altro dispositivo di WPU di cui adesso registrerò il video. Che però vedrete tra qualche giorno, prima devo uscire il video dell'Argus G2 Mini. Vabbè, dai ragazzi, viva l'abbondanza, come diceva qualcuno. Questo è tutto, noi ci vediamo presto per un nuovo video e io come al solito vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti.